Benvenuti a Vivi Giappone. Oggi è lunedì, inizia la settimana lavorativa e io ormai, come avete capito dall'ultimo video, sono diventato un salaryman e da mezzogiorno a luna ho la mia bella pausa pranzo. Quindi il tema del video è appunto cosa mangio e quanto spendo durante questa pausa pranzo, durante tutta la settimana. Per sfizio ho messo anche il sabato e la domenica. Avevo fatto già un video molto simile qualche anno fa, un paio di anni fa, ma in quel periodo ero studente, quindi insomma sono cambiate le abitudini, sono cambiati anche i posti in cui mangio, non posso più andare alla mensa ovviamente, quindi adesso devo trovare altri posti e quindi ho pensato di fare un video nuovo sull'argomento. Bando alle ciance, quindi incominciamo. La prima tappa è il mercato di Sendai. Oh, come detto a inizio video, oggi è lunedì, un lunedì, e una cosa che mi piace fare a inizio settimana è andare al mercato, che sta veramente a due passi dall'azienda per cui lavoro, al mercato, cioè a mangiare che? Se va a mangiare sashimi, potrei in verità, perché sta, perché altro i domburi, stanno dei domburi abbastanza buoni di pesce, ma no, c'è un altro posto che a me piace molto, molto rustico, e mi ricorda anche proprio i mercati rionali che stanno anche a Roma, ovvero il venditore di crocchette. Ora ci arriviamo e prendo una bella crocchetta, mi prenderò anche un bel tramezzino col pollo fritto per tenermi proprio lì, leggero. E poi vediamo se c'ho un po' più fame, ho ancora fame. Intanto vedete, qua sta un altro ristorante e vende varie leccornie, vende anche i domburi di pesce. Ma questo è il crocchettaro che piace a me. Vedete, old school, con la signora che prende le ordinazioni, la gente in fila, mi metto anch'io in fila perché se no c'è da aspettare parecchio, e vi faccio vedere poi quello che ordino. Guardatelo che bello il bancone, sembra proprio, guardate, quelli che trovate al mercato anche in Italia. La signora che serve, dietro stanno friggendo tutto. Oh, mamma mia, mi sta venendo proprio la fame. Bello, bello, bello burino come piace a noi. E quindi vediamo che ho comprato alla fine, niente di speciale in verità. Ho preso alla fine un Hirekatsu Sando, ovvero un sandwich non con il pollo ma con il maiale fritto, a 195 yen. Poi ho preso una cocchina fresca fresca e ho preso anche, ora ve la faccio vedere, una crocchetta appena fritta in offerta a 54 yen. Quindi questo è il pranzo del lunedì, panino, crocchetta e Coca-Cola. Buon appetito. Martedì a pranzo con Chiharu, che è il suo giorno libero. Oggi siamo sotto casa in un posto molto molto bello, guardate che fa tutta la griglia, e sto prendendo un butadon con un set, niente male, a 900 yen anche Chiharu, questo è quello normale. E quindi bello bello, buon appetito. Guardate, ve lo faccio vedere un po' meglio. Bello, bello. Alzate, c'è anche un bel tofu molto, molto casereccio, da zuppa di miso, cose varie, verdure, spinaci, in insalata. Mercoledì invece ho preso a 500 yen un katsudon setto, con katsudon e questo bei udon freddi, con sopra vedete anche un po' di frittura. Quindi ribadisco, katsudon, guardate, e udon a 500 yen in uno dei posti più zozzi di Sendai, veramente zozzissimo, zozzo ragazzi, veramente zozzo e old school, ma 500 yen, cioè è proprio zero, niente, non accede più da vicino. Tanto sentite quello dietro che succhia come non lo so. Sono venuto da Salvatore Cuomo, che è veramente una salvata, perché fa pranzo il buffet praticamente con 1080 yen si possono fare 45 minuti di buffet all you can eat, anche con la pizza. Vi faccio vedere, adesso la pizza la stanno facendo quindi ce n'è poca, ma mettono la pizza qua e si può mangiare a volontà per 45 minuti, vedete pure le insalate. Con 100 yen in più si ha anche il drink bar, quindi oggi ho speso 1180 yen e ci stanno pure i dolci, quindi veramente una cosa eccezionale. Me lo volevo mangiare perché insomma ci vuole un po' di italiano ogni tanto.
Vedete, sono arrivate le pizze fresche fresche. Ah, poi mangio pure queste. E questa è la roba che ho preso, tanto per gradire. Ora ci metto pure il parmigiano qua. Mamma mia, grazie Salvatore Cuomo. Salvatore Cuomo, ti voglio bene. Sta facendo proprio una grandissima cosa. Grazie, buon appetito. Venerdì a pranzo ho preso un bel set sushi e soba, come potete vedere, a 1080 yen da un sushialolo qui dietro al lavoro. Niente, niente male. Niente male davvero. Buon appetito anche in questo caso. Invece qui siamo sabato a pranzo, ho deciso di buttarmi su una bella pizza in stile americano, una bella pepperoni Manhattan, che viene, me lo controllo perché ho già dimenticato, 780 yen, più le tasse, quindi verrà un po' più di 840 yen, cosa del genere. Non male, non male, proprio da tartaruga ninja, un po' piccolina, però va bene. Domenica invece sono venuto dal signore, quello del menù che ho fatto il video insieme a Elena, col menù appunto a 680 yen, una bomba ragazzi. Questa volta che sta il butadon, che prende il donburi col maiale, il sashimi addirittura, zuppa di miso e un'altra cosa che non viene identificata. 680 yen ragazzi, cioè una bomba, bomba, bomba. Buon appetito anche stavolta. E quindi questa era la mia pausa pranzo per una settimana durante appunto il mio lavoro. Spero vi sia piaciuto questo video. In verità avrei potuto risparmiare secondo me 1000-1500 yen, ma essendo appunto un video ho cercato di farvi vedere cose magari comunque abbastanza buone, economiche, ma buone allo stesso tempo. Quindi insomma un bilanciamento un po' così. Ditemi quello che vi è piaciuto di più di tutti. Io vi metto intanto qua la spesa finale totale di tutti i pranzi. Cosa vi è piaciuto? Come sempre vi Giappone è tutto. Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate. A frappè. Vado a mangiare anche adesso.